Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone, insieme a Gaia stiamo restaurando questo van già da qualche mese e mano a mano vi raccontiamo il nostro percorso. È un restauro lungo, non siamo dei professionisti, quindi ci mettiamo molto tempo a fare determinate cose. Nel video precedente avete visto che stiamo lavorando nella parte anteriore, nella carrozzeria. E su questi supporti che spero oggi di andare a terminare in modo da cominciarli a saldare. Prima di iniziare il lavoro stavo facendo manutenzione sulla mia mascherina. Mi sono accorto nell'ultimo periodo che utilizzando determinati prodotti avevo leggermente fastidio perché non avevo il filtro giusto. Ho comprato una coppia di filtri nuovi della 3M, sono filtri sia per vapori organici che inorganici. Ci va messa anche una spugnetta qui su per la polvere. La vado a montare. Questi sono i filtri che stavo utilizzando prima. Andiamo a cambiare sia questo, sostituendolo con questi più performanti. Rimettiamo il coperchio e lo incastriamo con questo filtro. E uno è pronto. Secondo filtro pronto. Adesso lo andiamo ad avvitare. La maschera a questo punto è pronta. Sulle parti pulite e pronte vado a spruzzare lo zinco e invece sulle altre parti ci do qualche piccolo ritocco con il frullino e la spazzola metallica. Mentre aspetto che i supporti per il tetto si asciugano, vado avanti in questa zona. Prima di mettere il sigillante vado a fare ancora qualche piccolo passaggio. Lascio la parte dove andrà il sigillante, la incarto e qui dentro spruzzo il fondo o lo zinco. Altra cosa, vado a tagliare e a sistemare questo, la parte inferiore per la saldatura. Quello che mi preoccupa naturalmente è il vetro. Naturalmente lo proviamo prima di verniciarlo, in modo che possiamo ancora tagliare e risistemarlo. Perché una volta verniciato non mi rimetto a fare il lavoro di carrozzeria. Preferisco andare senza parabrezza. Andiamo a fare questo lavoretto. Okay, questi li possiamo togliere, sono pronti. Ho posizionato momentaneamente per vedere se era tutto corretto e adesso levo le pinze, vado a mettere la colla e lo rimetto in posizione. E questo pezzo aspettiamo 24 ore, 48 ore che si secca la colla. A parte che è ricominciato quel periodo dell'anno in cui mi devo mettere 4 pile per non sentire freddo qui sotto, vado a pulire il supporto del filtro. Iniziamo con un po' d'acqua, vediamo un po' la situazione e poi vediamo come procedere. Altro passaggio in più prima di passare la colla, ho passato la cera degli scatolati facendo attenzione ad incartare dove poi vado a mettere la colla. Ancora non è uno scatolato, ma lo diventerà presto e siccome poi sarà difficile andare all'interno di questo scatolato, l'ho passata in anticipo, almeno lo scatolato è protetto, quindi abbiamo sia il fondo che la cera per gli scatolati. Levato lo scotch, qui si vede la differenza. Ho lasciato queste parti che è dove devo saldare, quindi poi la cera andrebbe persa. E anche queste parti qui, dove c'è la colla, le ho lasciate senza cera.
Ho sistemato il montante con la colla, andiamo a vedere cosa sta facendo Gaia. Nel frattempo Gaia sta pulendo queste parti del motore. Su questo pezzetto andremo a mettere l'antiruggine e invece questo è plastica, lo puliamo semplicemente così. Già che è passato da arancione, ruggine a nero, mi sembra un buon risultato. E adesso procediamo con gli ulteriori passaggi. Ho cominciato a sistemare anche questa parte, anche se non la metto oggi perché non ho le pinze per bloccare, ma nel frattempo me lo preparo tutto. Almeno è solo da incollare e da mettere la pinza. È leggermente diverso, soprattutto qui è più corto, qui la parte era molto rovinata, anche lì era rovinata, ma qui leggermente di più, quindi quando sono andato a ricostruire ho tagliato un bel pezzo. Stesso procedimento di prima: pulisco, saldo bene qui su, passo il fondo dentro, pulisco qui, incarto, cera per gli scatolati, almeno è bello in ordine, ed una volta finito tutto il procedimento lo lascio così in attesa della colla. Si è fatta anche ora di cena, quindi me ne vado prima a mangiare. Passata la cera per gli scatolati. Manca solamente la cera per gli scatolati al pezzo di carrozzeria e questa parte possiamo dire che è pronta per essere incollata. Anche questo pezzo è fatto. Eccoci qui all'alba di un nuovo giorno da dedicare al camper. Abbiamo avuto il telefono spento per le prime 2 ore di lavoro, meno, la prima oretta di lavoro. Vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto questa mattina. Innanzitutto Simone ha incollato l'altro montante. L'altro pezzo di carrozzeria era stato nel montante, per cui adesso sia a destra che a sinistra manca soltanto la saldatura. Io invece stavo pulendo le parti sia meccaniche e sia alcuni pezzi di carrozzeria che abbiamo smontato. Abbiamo passato l'acido scioglirruggine su alcune parti, adesso andiamo a pulirlo e andiamo anche a pulire meglio le parti meccaniche con la benzina. Ecco Gaia che dopo tanti anni mi riporta la benzina per la minimoto. Benzina presa, siamo pronti ad andare a pulire. Io ho tagliato i rinforzi della carrozzeria e non sono messi benissimo, soprattutto sotto. Questo è quello proprio quello che volevo togliere. Levando questi profili di ferro, sotto era molto 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 arrugginito. Risolvibilissimo, abbiamo risolto di peggio. Qui dietro c'è molto da pulire, non riesco ad andare con la spazzola, devo provare col trapano e con la spazzola a mano. Una volta che ho sistemato questa zona, ci passo il fondo e poi arrivato sulla grondaia, che era il lavoro principale che dovevo fare. Volevo solo togliere quelle brutte pieghe che c'erano lì. Sto tagliando questi pezzi perché voglio risolvere il problema dell'avvallamento della lamiera. Oltre a togliere la ruggine, proverò prima con la fiamma, come mi avete suggerito. Se poi non riesco con la fiamma, devo togliere il pezzo che ho rimesso e provarlo a saldare in maniera diversa, casomai con punti più piccoli e non con il cordone continuo. Questo è il pezzo che crea il problema e qui si vede benissimo. Taglio per l'ennesima volta questo pezzo, non mi piace assolutamente come è uscito. Lo taglio e lo rimetto. Stracci pronti, fiamma pronta.
Accendino. Buco fatto. Vediamo di togliere queste cose. Allora, diciamo che abbiamo recuperato qualcosa, vi faccio vedere. Prima c'erano due onde, adesso una, ma cercherò di saldarla il più aperta possibile. Infatti, adesso va verso l'interno. Questa curva l'ho recuperata. Qui dietro tutto quel macello. Ho messo l'acido antiruggine e aspetto un pochettino, tolgo l'acido e cerco di saldare questo pezzo per bene. Per bene, questa volta per bene. Da completamente marroni a leggermente meno marroni, passo la spazzola e lo ripasso perché ha fatto effetto. Certo, non ha fatto miracoli ancora, ma ha fatto effetto. Anche qui il tempo della pausa pranzo ha dato i suoi frutti. Lasciamo l'acido fare il suo effetto e cominciamo a saldare i pezzi alla grondaia. Misure molto indicative. Ho questi come punto di riferimento. Vado a prendere bene, bene, bene la misura. Se no, facciamo le cavolate. Anche se qui abbiamo molto gioco. Questi da attaccare sono 1, 2, 3 e 4. E 4 all'altro lato. Diamo una misurata e poi subito con la saldatrice. Non vedo l'ora di togliere questi benedetti cavalletti che veramente non ce la facciamo più. Allora, prendiamo il metro. Sempre sfruttando i segni, ci prendiamo la misura. Cellulare scarico, vi metto a ricaricare. Io intanto continuo con queste saldature e poi vi faccio vedere il risultato finale. Appena finite di montare tutte le staffe del tetto, ho spruzzato pure il fondo per proteggere le saldature. Tutte 8 montate. Cosa si farà adesso? Anche qui dietro ho finito di pulire. Come vedete, ho tolto tutta la ruggine. Prossimo passo da fare è quello di spruzzare il fondo. Almeno questa parte non la tocco quasi più. Il buco sarà da rimettere. Vediamo. Come per il resto, molto soddisfatto. Questa sera penso di chiudere con il fondo. Il tetto lo abbasseremo solo con il fondo passato e non la vernice. I cavalletti andranno tolti completamente e finalmente possiamo cominciare a lavorare anche nella parte sotto. Ci sono dei punti tipo questo, questo, quello lì sotto. Urgenza. Stoppare tutta la ruggine. Appena spruzzata la prima mano. Queste sono le botte che vi dicevo. Ogni volta che spruzzo un pezzo con il fondo e è tutto grigio uniforme, un sollievo enorme. E si vede molto bene.